buongiorno a tutti. Bene, la sentiamo forte e chiaro. Allora, come dire, per voi è un momento difficile, lo dicono i risultati che vedono il Movimento 5 Stelle al 17%, insomma si sono un po', a livello nazionale intendo, si sono un po' invertiti i ruoli rispetto allo scorso equilibrio che vedeva la Lega al 17% e il Movimento insomma sopra il 30%, le cose sono cambiate, ma se andiamo a guardare i risultati in Emilia-Romagna per quanto riguarda le europee si vede che il Movimento è al 12,89%. 5 anni fa eravate al 19-23, quindi dal quasi 20 siete arrivati, avete perso 7-8 punti. Sì, non lo nascondiamo, questo è stato sicuramente un voto che non è stato all'altezza delle nostre aspettative. Credo che siano pesati diversi fattori. Intanto devo dire che al governo abbiamo fatto delle scelte, cioè abbiamo scelto di sporcarci le mani con umiltà e anche senso del dovere, credo, partendo da quella che era l'emergenza, no, povertà, quindi la manovra del reddito di cittadinanza, che probabilmente ha attecchito più al sud che al nord. Devo dire che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto evidentemente non per qualcuno, e chi ha votato 5 Stelle lo ha fatto anche, diciamo, con altruismo e senso di generosità. Però non nascondiamo che siamo in ministeri complessi, mentre penso per esempio alla Lega queste scelte non le ha fatte e quindi non ha scontentato nessuno, ecco. Poi c'è tutto un tema legato ai territori su cui dobbiamo tornare. Noi abbiamo questo atavico problema del radicamento, ma anche perché non abbiamo, come dire, poltrone da promettere, quindi chi si candida a livello locale come Movimento 5 Stelle lo fa a titolo proprio volontaristico e per il bene del proprio comune. Lì dobbiamo radicarci e tornare a sostenere i nostri territori, i nostri gruppi locali. Ecco, Silvia Piccinini, a proposito di numeri, insomma, voi avete perso tanti voti e 5 anni fa ne avevate in Emilia-Romagna 443.000, stiamo parlando di europee, e adesso invece i voti sono scesi a 290.000. Allora, c'è un tema di radicamento e, dice lei, anche un tema di governo e quindi in parte di compromesso. Lo dico perché, ad esempio, insomma, a Bologna ha fatto notizia quella dichiarazione di Massimo Bugani, che è consigliere regionale a Bologna, ma insomma sta ai vertici del Movimento 5 Stelle, che ha detto: se il Movimento a Bologna sarà spazzato via dal voto arrabbiato dei comitati, che ad esempio il passante non lo volevano, e invece a livello di governo un accordo sul passante di Bologna c'è stato, beh, sarà spazzato via giustamente. Sono questi i compromessi che fanno male? Ma sicuramente c'è un tema di identità. È ovvio che stare al governo con la Lega, che è un movimento politico, un partito politico che è totalmente diverso da noi e con cui governiamo attraverso un contratto di governo, quindi un accordo su specifici punti, probabilmente ci penalizza, questo non lo nascondiamo, nel senso che forse un po' di identità nostra la dobbiamo recuperare. Poi c'è tutto un tema legato alla comunicazione tra territori e ministeri che va assolutamente recuperato. Siamo al governo da un anno soltanto e abbiamo bisogno di strutturarsi e, come ho già detto diverse volte, abbiamo bisogno che le esigenze anche dei territori vengano recepite a livello nazionale e venga data risposta ai cittadini sicuramente. Quindi c'è un tema anche di coordinamento e di strutturazione del movimento, perché si penalizza sotto diversi punti di vista, uno fra tutti per esempio a livello territoriale. Anche in Emilia-Romagna c'è questo problema? Ma è un problema generale. Di strutturazione, sì. Noi non siamo un partito, però credo che intanto c'è tutta una discussione in corso all'interno del movimento proprio sulla strutturazione, e le ragioni sono il mancato radicamento, e quindi qualcosa credo che dovremmo cambiare. L'importante è fare l'analisi giusta di quello che è successo a queste elezioni e da lì ripartire. La voglia c'è, credo sia fondamentale parlarsi in maniera chiara, non nascondersi a vicenda le difficoltà, farne tesoro e ripartire da capo. Le potenzialità ci sono, la voglia anche, secondo me, non avremo problemi, insomma, a rialzarci da questa caduta.
con gli stessi leader o bisogna anche iniziare a ragionare su quello? Glielo dico perché sui quotidiani nazionali si parla di troppe, come dire, responsabilità sulle spalle delle singole persone. Ora, ovviamente, si cita Luigi Di Maio, che è vice premier, capo politico del Movimento 5 Stelle, quindi deve gestire tutto il movimento e eppure deve, si occupa di un ministero così importante come quello del MISE, quindi Ministero per il Lavoro e lo Sviluppo. Tutte queste cose in una persona. Ma faccio anche un altro esempio, non è per accanirmi su di lui, però insomma è una delle figure di spicco in Emilia Romagna. Massimo Bugani è consigliere comunale, è braccio destro di Maio e poi sta anche in Rousseau, quindi tante cariche su poche persone. È un problema di classe dirigente che manca? Allora, io ci tengo a dire che non voglio puntare il dito contro nessuno, nel senso che quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme e ognuno si deve fare carico di una piccola parte di responsabilità. La colpa non è tutta di Luigi e nessuno vuole puntargli il dito contro. Credo che sia un problema invece di strutturazione, cioè magari appunto delegare anche più persone nella gestione proprio del movimento, del coordinamento. Credo che sicuramente aiuterebbe il fatto che insomma poche persone gestiscano il movimento, probabilmente non aiuta in questo senso, cioè radicarsi sui territori. Più collegiale, dice lei. Sì, credo di sì, sì. Noi siamo nati dai territori, siamo un movimento appunto collegiale, non siamo un partito, non è la nostra natura e quindi dovremmo cominciare a ripensarci forse anche in quest'ottica, sicuramente, recuperare un po' quelle che erano le origini del movimento e la nostra identità. Perché sì, noi dobbiamo competere con partiti strutturati, in questo momento siamo al governo e in qualche modo dobbiamo rispondere alle esigenze dei territori e per farlo dobbiamo sicuramente coordinarci, strutturarci e insomma, come dire, dobbiamo essere anche più efficaci da questo punto di vista e sicuramente qualche cosa andrà cambiata. Sì. Senta, per chiudere, visto che ne parlano tutti i giornali, questa sfida che al momento, perché poi abbiamo visto che la politica, come dire, è molto liquida, quindi di 6 mesi in 6 mesi o di un anno in anno può cambiare tutto e milioni di voti si spostano da una parte all'altra, però al momento, se si guarda alle prossime elezioni regionali, i partiti che contano sono da un lato il PD e la coalizione che riuscirà a mettere assieme, dall'altra la Lega e la coalizione che la Lega metterà assieme. Voi, ecco, sembrate tagliati fuori. Come rialzarsi? Sì. Questa è la domanda. Cioè, delle idee concrete le avete? Voi consiglieri regionali farete qualcosa di specifico? Cambierete verso in qualche modo alla vostra comunicazione, alla vostra azione politica? Allora, sicuramente questa è una situazione che ci penalizza, nel senso che noi in questo momento siamo schiacciati tra il PD e la Lega. C'è, come dicevo, tutto un dialogo interno rispetto alla nuova organizzazione del movimento. Luigi ha già detto che verrà sui territori. È un dialogo, sono tutte riflessioni che sono in corso. Il tempo è poco e sicuramente dobbiamo metterci al lavoro subito perché le elezioni sono da qui a pochi mesi e quindi è tutto un tema che è in corso di discussione. Oggi ci sarà la riunione congiunta questa sera. Sì, esatto, quindi già lì comincerà la prima fase, diciamo così, della riflessione post voto, che dovrà necessariamente arrivare sui territori perché abbiamo questa scadenza importantissima. La regione Emilia Romagna è diventata una regione contendibile e vorremmo partecipare a questa contesa, diciamo così. E quindi bisogna cambiare qualcosa, dice lei. E c'è anche la possibilità di alleanze il Movimento 5 Stelle, non con partiti ma con delle liste civiche. Ci sono queste liste civiche? Se ne è parlato più volte nel corso dei mesi. Allora, le liste civiche, veramente civiche, che non siano liste civetta, sono poche. Sono poche e anche questa è una discussione che è in corso, che fa parte del pacchetto, no, riorganizzazione. È un'ipotesi che sta venendo avanti, sono decisioni che prenderemo a livello collegiale, fermo restando che se appunto di alleanza si deve trattare, sarà solamente con liste veramente civiche e che vengono, insomma, con persone che vengono dai territori che non siano politici di professione. Questo è il tema fondamentale.
Però, ripeto, è una discussione che è in corso, ancora nessuna decisione è stata presa, cominciamo da questa sera a fare tutta una serie di valutazioni e tutta una serie di, insomma, di discussione e di confronto che ci porterà a una strutturazione migliore, credo, e anche a valutare questo tipo di ipotesi. Però al momento ancora decisioni non ne abbiamo prese perché c'è una discussione in corso, ma che non è iniziata da queste elezioni, è iniziata qualche mese fa. Silvia Piccinini, ne riparleremo sicuramente, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a lei, buon lavoro, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.